promuoviamo la cultura. Ma io sono vecchio, cosa vuole Don Renato che mi metta a leggere qualcosa di nuovo? Fallo. Più conosci, più dai significato alla vita. Meno conosci, meno senso ha la tua vita. Conoscere è diventare santi. Prega. Don Renato è una perdita di tempo. Prega. Prega come vuoi, nelle forme che vuoi, nei momenti che vuoi, negli atteggiamenti che ti paiono più opportuni. Io prego bene disteso a letto, va bene. Che importa? Io prego bene in ginocchio. Mettiti in ginocchio. Però prega. Coltiva la vita spirituale. Coltiva la vita di relazione. Relazione vuol dire avere rapporti amicali. E se non possono essere amicali, perché non possiamo essere amici di tutti, almeno che siano cordiali. E se non riesci ad avere rapporti cordiali con tutti, sii almeno ben educato. Ma sii aperto alla relazione. Mai chiuso. Mai. Per un motivo teologico, non antropologico. Dio, che è presente in tutti, santi o peccatori, non importa, e agisce per mezzo di tutti. Quindi quando tu hai escluso qualcuno dalla tua vita, è come se tu avessi chiuso un rubinetto attraverso il quale Dio poteva raggiungerti. Capite? Vita fisica, vita intellettuale, vita spirituale, vita di relazione, e poi metteteci tutto quello che volete. Quindi diventare santi non vuol dire andare in estasi, ma vuol dire avere questa cura della vita che Dio ci ha dato, perché la vita non ce la siamo data.